Le immagini arrivano da Stradella, dove in un capannone sfitto sulla via Emilia la Croce Rossa Italiana ha organizzato un centro di smistamento che al momento accoglie una trentina di migranti. Da domenica notte, di fronte alla struttura, Lega Nord e Forza Nuova stanno organizzando presidi di protesta. È vero che dicono che è un centro di smistamento, però dato che nessuno li vuole, per quanto tempo rimarranno qua dentro? Cosa succederà? Ne verranno degli altri? Verranno individuati degli altri posti sempre qua? Oppure verrà fatto qualcosa d'altro? Non si può, non credo che sia giusto da parte degli enti e da parte delle prefetture addossare e mettere sulle spalle di sindaci, di comunità e di cittadini questo peso. Sulla gestione della struttura temporanea di accoglienza, così viene chiamata, si interrogano anche i cittadini di Stradella, che ancora non hanno ben chiaro quale sia la funzione del centro. C'è chi, senza farsi inquadrare, ritiene che quello dei migranti non sia davvero un problema per la città e chi invece esprime pareri decisamente contrari. Non devo mai pensare, cioè, mandarli al suo paese e basta. Lei non è d'accordo col fatto che restino qui? No, non sono d'accordo io. Io non voglio commentare, non sono... Non se la sente di dire nulla? No, assolutamente no. Sul caso migranti fa allora chiarezza il sindaco Maggi, che dalla pagina Facebook Torre Civica ripercorre l'intera vicenda spiegando che al momento sono 36 gli ospiti della struttura, il cui status è quello di richiedenti asilo. I migranti provengono tutti dalla Libia, sono liberi di muoversi sul territorio, hanno l'obbligo giornaliero di firma e devono rientrare nella struttura prima della mezzanotte. Il prefetto, si legge nella nota, ha assicurato che chi delinque verrà immediatamente allontanato con atto prefettizio e sull'accoglienza e sull'emergenza umanitaria conclude il sindaco. Il mio pensiero è noto e rispondo solo alla mia coscienza.